Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Ho ascoltato con molto interesse gli interventi che mi hanno preceduto e ringrazio anche a titolo personale perché dal direttore Polito in giù, ma anche chi parlava prima di lui, mi avete riportato in luoghi che conosco, che ho conosciuto per esserci stato personalmente, camminando. Ultimamente sono stati poi citati luoghi calabresi che sono a me particolarmente cari. Sono sicuramente filoni di sviluppo molto interessanti, molto importanti per il turismo. Ricordava prima il sindaco d'Astrisi che non bisogna guardare a questi flussi come alcuni sbagliando fanno in una dimensione, in un'ottica pauperistica. Tra chi fa il cammino c'è chi poi vuole andare a riposare nell'albergo a 5 stelle e chi invece preferirà la soluzione più spartana. Tutte le soluzioni, se gestite compatibilmente con le regole di mercato, hanno diritto di cittadinanza. Da questo punto di vista, la rappresentanza di impresa non discrimina nessuno. Noi proprio nei mesi scorsi abbiamo sviluppato una serie di siti internet dedicati ai cammini. C'è quello della Francigena, c'è quello della Via di San Francesco, della Via di San Benedetto e chi avrà la voglia e il tempo di andare a darci un'occhiata vedrà che non ci sono solo gli alberghi dentro, ci sono gli alberghi, ci sono anche altri tipi di strutture. La cautela che noi raccomandiamo quando ci si approccia al tema, e qui accogliendo l'invito alla comunicazione telegrafica, vado a concludere, è non confondere il fatto che ci possono essere incentivazioni, sussidi, aiuti, facilitazioni per la fase di avvio con la tentazione che a volte alberga, il termine in questo caso suona quasi ironico, e che porta a creare asimmetria all'interno del mercato, porta ad avere attori che giocano con regole diverse. Quelli sono i fenomeni che le imprese esistenti, che al momento sono circa 300.000 e danno lavoro a 1.300.000 persone, vedono con una certa preoccupazione, a maggior ragione in un momento come questo. È stato citato a più riprese il Recovery Plan, avrete sentito nei giorni scorsi come le rappresentanze di impresa, tutte all'unisono, abbiano espresso la propria grande preoccupazione per un piano che al momento purtroppo sembra aver quasi completamente dimenticato l'opportunità che il settore turismo può dare, il contributo che può dare alla ripartenza del paese. Ecco, da questo punto di vista, noi contiamo che ci sia una visione strategica che veda tutte le componenti del turismo, veramente tutte, coinvolte in un progetto di ripartenza e da questo punto di vista, se tutto sarà fatto secondo le regole di mercato, noi saremo i primi, anche a vantaggio dei nostri soci che sviluppano alcune delle iniziative che avete citato ad accompagnare queste iniziative. Grazie. Direttore, grazie mille per quanto sei stato insomma, breve e puntuale. Ci fa piacere avervi come sostenitori e interessati e come ci dicevamo anche sentendoci nei giorni scorsi, l'attenzione non vuole essere, diciamo, i 40 fari che sono usciti a bando e sono dei concessionari, molti ci stanno seguendo, li risaluto. Sono prevalentemente boutique hotel, quindi guardano in quella direzione che è molto vostra.